Ottenere un foglio di via regionale contro gli accattoni molesti è la novità del giorno. L'altra è che PD, SEL, Lega e Disobbedienti a Treviso si dicono uniti nel chiedere la regia in chiave metropolitana con il coordinamento delle polizie locali, questure e prefetture. I territori interessati da questo fenomeno, quindi Treviso, Padova e Venezia, facciano un servizio di intelligence affinché, oltre al foglio di via e all'espulsione dei mendicanti molesti, venga fatta anche uno smantellamento della rete criminogena che li porta poi qui in città. Bisogna smantellare i racket, dare delle opportunità a tutte le persone, dei servizi ai senza tetto, a chi non ha da mangiare, delle mense, dei posti per dormire. Con SEL e il sindaco Manillo che chiedono qualcosa di più, un giro di vite nazionale contro lo sfruttamento dell'accattonaggio. Qui c'è anche la volontà e la necessità di chiedere al ministro degli interni, Alfano, di costruire una proposta normativa che difenda queste persone da questi racket. Ma la guerra ai questuanti molesti a Treviso è diventato un caso politico, con la Casa dei Beni Comuni che chiede le dimissioni di Grigoletto. Dimettendosi e lasciando il posto a qualcuno che ha delle idee migliori, forse magari la città può continuare questo faticoso percorso di cambiamento. E la Lega, che prima del PD, ne reclama la paternità. Vice sindaco Grigoletto non vuole riconoscere che la paternità del foglio di via è nostra, ma è un fatto oggettivo.